Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in un nuovo vlog. Allora, siamo venuti qua da Fiordaliso, ma non per andare da Primark. Dobbiamo fare la spesa, fare il rifornimento alle gatte, perché qua c'è l'iper e quindi c'è un'offerta tutto amore. E anche per noi, perché ragazzi siamo partiti Ci siamo partiti in costume, cioè guardate e qua. canotta. Cioè Siamo guardate. usciti con Scarpa da ginnastica, maglia lunga, però ho sbagliato legging. io, perché gli ho detto: amore, mi sa che qua invece andiamo. Comunque, guarda il tempo, vuoi fare il cielo? Guardate il cielo, Ah, ragazzi. si vede, se inclini un Ah no, ma po'. anche di qua, Così si guardate. vede, sì. Però la t-shirt, il pantaloncino corto ci sta, dai. No, sono tutti quei pantaloni lunghi, ma con le Però mezze io ho maniche. caldo, quindi per me ho Perché questo è esagerato. pesante, è autunnale. Ragazzi, adesso. Questo bene, dai. Ma io spero comunque che esca ancora bel tempo. Ragazzi, non avete idea di quante lavatrici che devo fare, degli haul che vi devo fare, perché Lasciamo perdere sono questa cosa qua. cosine, proprio, cioè dal mare a Siamo partiti, allora, siamo Firenze, partiti alla con. Sociaria, Napoli, Vi dico insomma. solo una cosa, siamo partiti con due valigie. Siamo andati anche a Bologna poi, cioè. Siamo Questa è tutta una partiti. storia curiosa su Bologna, eh. Quello poi la racconteremo. Vabbè, lo racconto in questo modo, amore. No, no, vabbè. No? Beh, Non lo so, perché quello è no, proprio. è molto. Ma questo è molto interessante, questa cosa. Comunque, siamo Comunque, qua è partiti vuoto. con due valigie, siamo tornati con l'umbilico. Vi dico solo Colpa questo. sua, Ah sì, colpa. ovviamente. Eh sì, perché. Ovviamente. Ma qua è vuoto. Vabbè, entriamo al Vabbè, supermercato. entriamo, ci vediamo vlog facendo. Ragazzi, siamo dovuti venire da Tigros perché da Iper, giusto? Io per Non c'era Fiordaliso. il gusto che piace a loro. Il gusto che Sì. piace a loro va rubato da Ma tutte le ruba veramente, parti. sì, che piace a tutti i gatti. Io non so, speriamo di trovarlo qua. Ci sono pompieri, ambulanza ovunque, c'è stato un allagamento. Ci Ci sono i sono, pompieri qua perché fuori. ci sono le strade Sì, cioè allagate. sembra di entrare proprio dentro l'acqua, nel Semafori mare, tipo. spenti, sembra di stare. Sì, è Boh. vero. Allora, Ambulanze, aspetta che. polizia. Mettiti di qua un attimo, amore. Sì. Allora, ragazzi, adesso vi raccontiamo l'inedito di quello che è successo ieri prima di venire a No, Milano. ora lo contiamo dopo a casa con Ah, con calma, perché dobbiamo. calma, perché quello è un momento succulento, Sì. È molto succulento. catartico. Sì, proprio molto. Non so più cosa dire, Che roba. dalla disperazione. Comunque dai, ci vediamo a casa. Hai capito? Buongiorno ragazzi, siamo al giorno dopo. Allora, stamattina mi sono sveglia alle ore 7. Mia suocera era già sveglia da un po'. Siamo andati a prendere i miei genitori perché mia mamma ha una visita, l'ho lasciata, quindi siamo andati a prenderla. Ho lasciato mia madre con mio padre a fare la visita, poi siamo venuti qua là in Viale Zara, poi siamo venuti qua al Fate Bene Fratelli che ho portato mia suocera, nell'attesa sono andato a bermi un caffè e praticamente adesso mi sto fumando una sigaretta e dobbiamo aspettare che finisce prima mia suocera e poi mia mamma, perché mia mamma che si finisce prima deve attendere là perché deve finire il mio suocero, quindi oggi giornata di gincane da una parte e dall'altra, però sono cose che si devono fare. E oh, come sono bello rosso ancora, devo farmi la. Ho fatto la doccia al volo, ma non ho fatto la barba, vabbè, la farò magari stasera o domani. E ragazzuoli, anche oggi giornata brutta, fino a stamattina pioveva. E infatti mi sono messo, anche perché per uscire presto, mi sono messo i pantaloni lunghi, la maglietta a maniche lunghe. E niente ragazzuoli, adesso finisco di fumare e vado su, ci aggiorniamo vlog facendo. Il mio ascensore è un ascensore di quelli vecchissimi, proprio questo qua. Bene, adesso siamo arrivati al piano e raggiungo mia suocera. Allora ragazzi, siamo qua in reparto, dobbiamo attendere, siamo venuti molto presto appunto perché dovevo portare anche mia mamma. È una noia mortale quando c'è da aspettare. Come potete vedere di qua è vuoto, l'accettazione è lì in fondo.
Poi ci sono i vari ambulatori, qua c'è un finestrone, non ve lo faccio vedere. Lo faccio vedere così. E senti ragazzi, senti. Poi, ragazzi, non mi sono dimenticato, ma quando arrivo a casa vi racconterò un aneddoto che è successo nel viaggio di ritorno. Colpa, secondo me, del navigatore che avevo messo le indicazioni. Abbiamo guardato anche, comunque sono cose che vi racconterò dopo, perché questa è veramente una chicca. E niente, dai ragazzi, adesso vado in sala d'attesa e ci vediamo sempre vlog. Andiamo dal parrucchiere? Sì. Ragazzi, l'attesa è straziante, soprattutto quando si deve aspettare in ospedale, il tempo non passa più che due balle. Che barba, che noia, che noia, che barba. Adesso quasi quasi ritorno giù a fumarmi una sigaretta, perché qua c'ho la mia amica bottiglia d'acqua, perché se mi viene sete. Che caldo che fa qua, caldo, si sta bene, dai. E niente ragazzi, adesso vado giù perché un po' faccio compagnia a mia suocera, un po' scendo, mi piace stare qua, speriamo che la chiamano abbastanza velocemente, perché comunque sto notando che la sala d'attesa non è piena, mi sa che tanti non si sono presentati o si presenteranno proprio all'ultimo minuto. Noi ci siamo presentati con, diciamo, 2 ore d'anticipo, perché ho dovuto portare mia madre in via Lezzara a fare la visita dermatologica, e quindi sono dovuto uscire di casa presto e fare le gincane. Cioè, se uscivo di casa presto, cioè presto verso le... Secondo me se uscivo anche alle 9 e... sarei riuscito a portare mia madre sempre in orario, però perché siamo usciti presto, per il traffico e tutto quanto. Infatti un po' di traffico l'ho preso, la strada che faccio, anche mia suocera e mio padre dicono: ma perché fai quella strada lì, fai l'altra che è più corta, no? Io essendo abituato a fare la strada che passo davanti a San Siro, nonostante l'ho allungata, ma ho fatto tutto proprio, arrivato puntuale. Adesso, se mia madre finirà, deve aspettare, perché glielo ho già detto, però non ci sono problemi. Io spero che mia suocera riesca a entrare prima del previsto, perché come ho detto prima, non è che c'è qua da sala d'attesa è vuota. Poi magari si presentano all'ultimo minuto, questo non lo so, però sarebbe una cosa bella se riesce a entrare prima, così almeno. E poi il 10 tocca a me, ragazzi. Siamo proprio tutti lì attaccati. E come si dice? Non vi preoccupate, quando arrivo a casa vi racconto l'aneddoto proprio puccioso. Com'è che si dice? Non mi ricordo la frase. Vabbè, lasciamo stare, dai ragazzi. Ragazzi, qua siamo a Fate Bene Fratelli, dove sto zoomando che c'è la tettoia. Io praticamente venivo a prendere, portavo i dializzati a fare le loro 3-4 ore di dialisi, poverini. Tutte persone fantastiche, dalla prima all'ultima. Bene, sono sceso e adesso niente, vado, mi fumo una sigaretta e poi torno su. Purtroppo, come ho già detto, lei in sci, a più tardi. Aggiorno un attimo sulla situazione, mio padre mi ha appena chiamato che mia madre ha finito la visita e gli ho detto che mia suocera deve ancora aspettare, non ci sono problemi perché aspettano al bar e poi vado a prenderli e li riporto a casa.
Mia madre ha fatto veloce perché aveva appuntamento alle 9:30, mia suocera invece 11:15, però sapete com'è a Milano il traffico. E vabbè, aspettano lì, mi ha detto che non c'è problema, adesso torno su e vediamo com'è la situazione. Ragazzi, eccomi qua. Allora, noi siamo arrivati a casa da circa... Siamo arrivati a casa, mi pare, a mezzogiorno... No, aspettate, a 1:30. Mi sono messo a riposare perché mi è venuto sonno. Mi sono svegliato da poco. Comunque, la cosa bella che vi volevo raccontare... Allora, quando abbiamo finito l'ultimo giorno di vacanze, nel venire a Milano praticamente, mia moglie stava cercando Primark a Bologna, perché la direzione era quella lì, no? E mi fa, vabbè, amore, mi porti, mi fa, andiamo a Primark di Bologna. Ragazzi, erano le 21, metto, aggiungi tappa, e metto Primark Bologna. Andiamo, no, ma questa è una cosa troppo bella, perché si vede che era destino che quel giorno non doveva andare. Allora, mi dà, i chilometri non erano neanche tanti, insomma, sta di fatto che traffico, non traffico, arriviamo, non so cos'è. Allora, sul navigatore avevo messo Primark Bologna, quando non è a Bologna, però questi sono dettagli, non lo sapevamo. Arriviamo a Bologna, dice, siete arrivati alla meta. Ci guardiamo intorno, eravamo al centro di Bologna. Ho detto, magari sono io che ho messo la meta sbagliata, no? Allora, esco dal navigatore, rientro e dico, Primark Bologna, mi dice... Mi dà la durata, i chilometri, tutto quanto, avvia, ancora con quelle stradine lì chiuse, cioè stradine piccoline, strette, piene di buche, un casino. Andiamo, boom, e mi riporta, ragazzi, questo è allucinante, mi riporta allo stesso punto da dove eravamo partiti. Mia moglie abbassa finestrini e fa, scusate, ma Primark dove si trova? Non è qua, è a casa... Mi fa, no, non è qua a Bologna. È a Casalecchio, mi pare, se non ho capito, se non mi ricordo male. Ho detto, no. Lì mi sono cadute, perché ho detto, no, tutta sta... Non è che ho corso, però ho detto, per farla contenta, per vedere Primark di Bologna... Vai, e alla fine, cioè, a me, se io ci penso, mi viene da ridere, perché mia moglie aveva cercato, ma poi anche una cosa, se io digito Primark Bologna, se non c'è Bologna, non dovrebbe uscirmi Primark Bologna, dovrebbe uscirmi da un'altra parte. Infatti, quando ci hanno detto dove era il Primark, era inutile che mettevo sul navigatore Primark è a Casalecchio, se non sbaglio si trovi lì, perché sarebbe stato inutile, saremmo neanche dopo mezz'ora avrebbe chiuso. E lì mi sono cadute, e lì infatti mia moglie mi fa, era destino che non doveva andare da Primark. Volevo raccontarvelo in modo un po' più simpatico, diciamo, però ragazzi, siamo arrivati a casa e mi sono addormentato. Bene ragazzi, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto compagnia, e niente, noi ci vediamo con un prossimo vlog live. Stasera ragazzi ne cominciamo le live, vedrete prima questo poi le live. Noi ci vediamo stasera, ciao.